Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti nel secondo video dedicato all'argomento biga, ok? Quindi chi si è perso il primo video andatevelo a vedere, lo trovate nel canale. Abbiamo aperto questo nuovo format, se così si può chiamare, sul preferimento, sulla biga. A me piace un po' pensare a questo format come a un documentario completo all'interno del quale andrò per l'appunto a fare delle riprese, a documentarvi un po' tutto quello che può accadere di positivo, di negativo quando si impasta un preferimento, quando si impasta una biga, perché si fa una biga, l'abbiamo già visto nel video precedente, ok? Quindi ho voluto aprire un po' l'argomento chiarendo innanzitutto perché andare alla ricerca di un preferimento, ok? Cosa aspettarsi da un preferimento? Cos'è un preferimento? Ok, quindi una volta aperto le danze diamo il via a una vera e propria catena di video dedicati alla biga. Il secondo è la, diciamo così, un video che dedicherò alla biga corretta, tra virgolette, quindi una biga correttamente gestita. Nella fattispecie vi mostrerò la mia biga personale, quella che utilizzo in pizzeria nel quotidiano, d'accordo? In questo video scenderemo nel dettaglio, andremo a vedere le farine che utilizzo, come procedo con il prefermento, come lo faccio maturare, a che temperatura, per quanto tempo, ok? Quindi a fine processo, a fine maturazione del prefermento, cosa abbiamo ottenuto, impastiamo, facciamo la pizza e vediamo il prodotto a fine cottura, come ci si presenta davanti agli occhi, ok? Poi nei video successivi con molta calma ci dedicheremo anche a biga e prefermenti erroneamente gestiti, ok? Nella fattispecie, prossimo video, a me piacerebbe provare una biga gestita male, nel senso che ha maturato davvero poco, ok? Quindi errore che fanno tanti, una biga maturata molto poco cosa comporta al prodotto finito, perché a noi nella fattispecie, andando sul concreto, è quello che a noi interessa, ragazzi, ok? Quindi ci saranno un po' di video dove entreremo nello specifico, nel dettaglio, video che ovviamente per forza di cose saranno interessanti per tanti, ok? Quindi anche una biga molto matura cosa ci può portare di negativo all'interno del prodotto finito? Andremo ad analizzare perché una biga è stata gestita erroneamente, cosa abbiamo sbagliato, intendo per... Quindi ragazzi, non ve la faccio lunga, ci saranno tutta una serie di video davvero interessanti sul canale, restate sintonizzati, ok? Se non siete iscritti fatelo adesso, attivate la campanella, ok? Così non vi perdete questa catena di Sant'Antonio di video, d'accordo ragazzi? Bando alle ciance, iniziamo subito! Allora, col pesare la nostra farina, ok, abbiamo quasi terminato già di pesare il nostro blend, quindi sono quasi 10 kg, manca poco, eccoci qua, ci siamo quasi, perfetto, ok, allora sono esattamente 10 kg di farina, nostro solito blend, lo ricordiamo, è composto da 50% una farina per pizza napoletana W260-300, che è la mia divella, ok? Quindi divella extra, come spesso utilizzo anche la Dalla Giovanna Sacco Verde, ok? Quindi utilizzo una farina di media forza che mi serve a spezzare la mia Vesuvio Pizzuti, ok? Che è una W350-360, quindi una farina bella rinforzata, ok? Allora, inseriamo anche il lievito, un bel cubetto di lievito intero, ok? Quindi lo ricordiamo, per quanto riguarda quantità di lievito, percentuale di lievito, in questo momento con queste temperature, con questo blend ci troviamo più o meno sullo 0,2-0,3%, ok, di lievito. Poi andiamo ad idratare la biga al 50%, quindi lo ricordiamo, io non faccio una Giorilli ma è un prefermento codificato da me, ok, quindi adatto alle mie esigenze personali all'interno della mia attività, ok, quindi 50% di idratazione, prefermento con un blend di farine, pizza napoletana 50, altro 50 farina un po' più rinforzata, ok, quindi adatta a sviluppare un certo tipo di glutine, d'accordo? Quindi bando alle ciance, sarà
normalmente dei video abbastanza brevi, poiché mi avete visto fare la biga sul canale una miriade di volte, quindi non ci soffermiamo tanto, andiamo a pesare l'acqua. Perfetto ragazzi, allora abbiamo pesato anche l'acqua, come potete vedere sono esattamente 5 litri. Allora prepariamo rapidamente il nostro prefermento, ok? D'accordo ragazzi, allora andata, tutto in macchina, lievito, acqua, farina in blend. Allora aspettiamo quei 3-5 minuti, facciamo impastare la biga. Vi mostro come io impasto la biga, quindi a fine impastamento com'è la mia biga, ve la mostro di nuovo perché ho notato che ci sono ancora dei dubbi in merito sul corretto impastamento della biga, d'accordo? Quindi vi mostrerò di nuovo come dovrebbe essere impastata una biga corretta. D'accordo ragazzi, allora impastamento della biga terminato, sono passati 3 minuti e mezzo, ok? Quindi ragazzi non ci vuole davvero nulla, non so se dal video può rendere, ma questa è la consistenza che deve subire la biga, ok? A fine impastamento, quindi un vero e proprio impastino, maglia glutinica ovviamente poco formata, ok? Quindi vedete come grezzo, come strappa ragazzi, ve lo mostro ancora una volta, ok? Guardate, guardate come strappa molto facilmente, ok ragazzi? Guardate, la forza che sto applicando è davvero minima, è davvero irrisoria, ok? Quindi vedete, vedete, guardate, davvero con tanta facilità si riescono a strappare, comunque vedete dei limbi di impasto, ok? Dalla massa. Quindi glutine davvero molto debole, ma c'è, ok? Quindi chi vi dice che durante la fase di impastamento la biga non sviluppa glutine non sa di cosa sta parlando, ok? Già la sola unione di acqua e farina vi garantisce formazione di glutine nel corso del tempo, ok ragazzi? Quindi questa è una massa che già ha formato del glutine, ovviamente si parla di un glutine passivo, ok? Quindi di un glutine non rafforzato dalla spinta meccanica della spirale, ok? Quindi un glutine molto blando, ma c'è, d'accordo? Quindi questa è la consistenza della biga. Andiamo a fondo macchina, vi mostro che non c'è farina libera, ok? Quindi la massa ha assorbito bene tutta la farina che doveva assorbire, vedete? Ci sono dei residui ancora attaccati alla massa, ma non dateci troppo peso, è più che normale, quindi non vi soffermate oltre i 3 massimo 5 minuti di impastamento, ok? Quindi arrivate a questo punto, va più che bene, stoppate la macchina, la vostra biga è pronta, d'accordo ragazzi? Ok ragazzi, allora ho riposto la biga nel suo contenitore, come potete vedere è un bel contenitore, bello grande, ok? Quindi mi allontano così fate un po' voi le proporzioni, d'accordo? Quindi sono, facendo i calcoli, 10 kg di farina, 5 litri d'acqua, un totale di 15 kg di biga, ok? Sembrano pochi nel contenitore, ma va più che bene già per questa quantità, d'accordo? Quindi una biga grande ha bisogno anche un po' più di spazio, un po' più d'aria, ok? Quindi i contenitori grandi sono preferibili in questo caso, d'accordo ragazzi? Allora adesso coperchio sopra, lasciamo tutto a temperatura ambiente poiché fa freschetto, si sta bene. Domani mattina veniamo, impastiamo, vediamo innanzitutto, prima di tutto, come si presenta la nostra biga. Io già so come si presenterà la mia biga, d'accordo? Perché questo è un processo collaudato da me, un processo affermato in pizzeria e quindi un processo del tutto standardizzato, d'accordo ragazzi? Quindi non ci resta che salutare la biga, ci vediamo domani. Signori buongiorno, allora questa è la biga che abbiamo fatto ieri, mi avvicino così vi mostro come si presenta la biga questa mattina, ok? Quindi una biga bella matura, biga come potete notare signori anche dalla parte inferiore abbastanza matura, ok? Quindi va bene così, non ci resta altro da fare adesso che impastare, andiamo in macchina. D'accordo signori, quindi tutto in macchina, inseriamo il minimo d'acqua, facciamo impastare, ecco qua, andiamo con una bella prima parte d'acqua,
D'accordo, quindi aspettiamo che la biga inizi ad ammorbidirsi, ok? Ecco qua, quindi la biga adesso inizia a sciogliersi, tra virgolette, ok? Solito processo, dunque all'incirca ci aspettano una ventina di minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di impastamento. Diamo con un altro filo d'acqua. Ecco qua. D'accordo signori, allora direi che il minimo d'acqua è stato inserito, quindi adesso attendiamo una buona formazione della zucca, ok? Quindi attendiamo 2-3 minuti all'incirca, poi possiamo proseguire anche con l'inserimento della seconda acqua. D'accordo, quindi andiamo con un altro filo d'acqua. Come vedete la zucca tende con molta facilità a ad avvolgere la spirale, ok? Ad avvolgersi intorno alla spirale. Dunque andiamo con altra acqua, ecco qua. Nel frattempo direi che a breve possiamo anche inserire la seconda velocità per accelerare un pochettino i tempi, ok? Signori, questo sarà una parte del video abbastanza breve, poiché un video di impastamento sul canale ce ne sono davvero a bizzeffe, ok? Ce ne sono tanti, dunque non ci soffermeremo molto su questa fase della lavorazione, ok? Dell'impasto biga, poiché penso che parecchi di voi la sanno quasi a memoria, ok? Quindi a noi interessa vedere altro, comparare i vari processi in questo nostro percorso sul canale, ok? D'accordo, allora siamo partiti con la seconda velocità, andiamo anche con il sale, eccolo qua, lo ricordiamo, nel nostro caso sono sempre 250 grammi di sale su 10 kg di farina, ok? Quindi il 2,5%. Altra acqua, eccoci qua. Questa è una fase dell'impastamento, soprattutto dell'impasto 100% biga, che io la chiamo una fase no stress, ok? Quindi da questo momento in poi, come vedete, il glutine è molto stretto, è molto forte, ok? Quindi non dico che possiamo fare alla massa quello che vogliamo, ma poco ci manca, ok? Quindi noi con l'acqua andremo molto tranquilli, ok? Non aspettiamo chissà quanto tempo, quindi questo intendevo quando dicevo che gli impasti biga sono gestibili in maniera leggermente diversa dagli impasti diretti, ok? Questa è una fase che se riesco ve la lascio intera, ok? Non farò tagli in questa parte, quindi per proprio mostrarvi la facilità con cui porto a termine questa fase, ok? Ok signori, allora fasi conclusive di questo nostro primo impasto biga, chiamiamolo impasto biga corretto, ok? Quindi come vedete signori possiamo fare quasi quello che vogliamo con l'acqua, ok? Sto inserendo tanta acqua. La zucca ha difficoltà a scomporsi, se così si può dire, ok? D'accordo signori, intanto ci siamo quasi. Ecco qua, 70% in questo momento, ok? A sensazione lo sento ancora un po' durino, ok? Quindi io ho preso in questo momento un altro po' d'acqua,
ecco qua. Ok. Direi che va benone così. Lasciamo compattare meglio la zucca, ma non ci vorrà tanto. Ok, quindi come vedete è davvero bella compatta in questo momento. Direi che tra 10 secondi possiamo anche spegnere la macchina. Lo facciamo insieme. Ecco qua. Quindi come potete vedere, impasto ben chiuso, ok, no stress, davvero facile questo metodo di impastamento, ok, con però l'utilizzo di questa tipologia di biga maturata in questa maniera, ok. Quindi bisogna fare attenzione soprattutto a come si calibra il prefermento, ok, perché può influire tanto nella fase di impastamento. Allora adesso alziamoci rapidamente la massa, ok, tra 5 minuti ci alziamo l'impasto, breve pirlatura come facciamo di solito, staglio, e poi ciò che più ci interessa, ok, in questo video, la risposta dell'impasto in cottura, ok, quindi che prodotto ne viene fuori, d'accordo? Quindi adesso memorizzate diciamo così, la struttura che ci è venuta adesso, e fate attenzione poi alle pizze che vedrete a fine video, d'accordo? Quindi questo poi saranno degli elementi che compareremo con altri elementi nei video successivi, d'accordo? D'accordo signori, allora finalmente lo staglio è terminato, abbiamo finito di fare i nostri panetti, questo è il risultato, ok, quindi ve lo mostro da vicino, ok, questi sono i nostri panetti, adesso gli diamo come facciamo sempre quelle 5-6 ore approssimativamente di appretto, ok, a temperatura ambiente, perché lo ripeto, si sta ancora bene in queste temperature invernali. Ci vediamo oggi pomeriggio, vi mostro come si presentano i panetti, poi facciamo la nostra solita prova forno e traiamo le conclusioni, d'accordo? A più tardi ragazzi!
Allora ragazzi, eccoci qua, finalmente comodi, traiamo le nostre conclusioni come facciamo sempre, ok? Anche questo secondo video sulla biga è giunto a termine, diciamo il primo che a livello pratico, quindi abbiamo portato a conclusione un processo correttamente gestito, ok? Come siete anche abituati a vederlo, a seguirlo sul mio canale, d'accordo? Quello che dovete tenere presente per ora è la modalità di gestione del panetto, ok? Quindi come ho lavorato il panetto, come si presenta l'impasto, come si presentano i panetti nelle tavole di fermentazione, ok? Durante la loro fase di appretto, come è uscita la pizza dal forno, quindi l'aspetto del prodotto, d'accordo? Sorvoliamo su aperture del prodotto. Infatti non ho fatto tagli, se vedete sul cornicione non ho mostrato l'interno, perché poi ci sarà modo, ovviamente, come faccio sempre sul canale, non mancano video dove mostro l'interno dei miei cornicioni, ok, delle mie pizze semi contemporanee, dei miei canotti. Dunque lasciamo perdere per adesso questo aspetto, d'accordo, più goleardico, più diciamo così visivo della struttura interna del cornicione, ok? Ci faremo magari una direttina insieme dove potremo sezionare quante pizze volete, d'accordo? A me nel frattempo interessava esporvi il primo processo biga, quello che gestisco sempre all'interno della pizzeria e che gestisco in maniera corretta, ok? Quindi tenete ben presenti le fasi principali che hanno portato a, diciamo così, a conclusione, abbiamo portato a conclusione questo processo. Pizza come uscita dal forno, quindi tenete bene a mente le caratteristiche che deve avere la pizza appena sfornata dal forno, d'accordo? Quindi si nota anche lo sviluppo del cornicione, se avete un buon occhio, un occhio allenato, ok, un occhio guardingo, capirete bene anche senza sezionare un cornicione o un bollone se in quella parte del cornicione c'è dell'aria o c'è dell'impasto, ok? Quindi non c'è, volendo, manco bisogno di aprire i cornicioni, d'accordo ragazzi? Che poi non mancherà occasione, faremo una direttina dove cuoceremo un bel po' di pizze, ok, che ho in serbo su YouTube a breve, d'accordo, sul mio canale. Nel frattempo tenete presente le fasi fondamentali: prodotto in uscita dal forno, come si presenta all'impasto, i panetti a fine maturazione come si presentano all'interno della tavola, la corretta tenacità ed estensibilità dei panetti in stesura sulla semola. Quindi fate un po' l'occhio tra virgolette, quindi focalizzate un po' le vostre attenzioni sulle fasi principali, ok, di tutto il processo di lavorazione dell'impasto fino all'uscita della pizza dal forno. Poi prossimi video faremo dei confronti, ok? Quindi saranno più interessanti video futuri dove potremo confrontare tutte queste cose, tutte queste caratteristiche processuali, ok, dell'impasto e delle pizze. Nel frattempo vi lascio al secondo video che ho dedicato per noi, per voi, sul mio canale, del processo biga, secondo video che spero vi abbia lasciato abbastanza contenti. Ho notato un certo interesse già dal primo video, seppur soltanto teorico. Spero che quest'altro video sia di vostro gradimento. Ragazzi, intanto io vi ringrazio, un abbraccio come sempre e ci becchiamo al terzo video. Ciao!